questo, questo qua, questo qua, qua. Ecco. Buongiorno. Mettiti più qua. Oggi è giovedì, 30 gennaio. Oggi? Giovedì, 30 gennaio. Ma che occhiali, sono gonfio. Ah. 30 gennaio oggi? Oggi è Santa Martina. Martina. Lo sai quanta gente si chiama Martina? Quante ragazze? Ultimamente Martina è stato un nome dato moltissimo negli ultimi 20-25 anni. Quindi, tu conosci qualcuno che si chiama Martina? Chi? Di parecchi, Martina. Martina? C'è Martina, Martino. No, dico, conosci qualcuno? Sì. Chi è? È qua vicino, quartiere. Eh? È quartiere. C'è una Martina, signora Martina? Anziana? No, Martina. Ma non mi ricordo come si dice. Oggi è... San Martina. San Martino. No, poi c'è quell'altra, la... Quante sante ci sono oggi? Oggi compie 100 anni, Charlotte, ieri e oggi. Chi? Compleanno, onomastico. Charlotte. Charlotte. Charlie Chaplin? Charlie Chaplin? No, questa è la canzone di Charlotte, questa è la canzone di Charlotte. E io ti rispose, un euro non ce l'ho, questa è la canzone di Charlotte. Di chi è sta canzone? È di Charlotte. No, di chi è? Chi la canta? Ah, chi la canta non lo so. Mai sentita. Chi la canta non lo so. Charlotte. Questa è la canzone di Charlotte. Questa è la canzone di Charlotte. Vabbè, questa è la canzone di Charlotte. Ieri hanno pubblicato la TG1. Ti metti più in centro? Più in centro. Esatto. Oh. E cosa ti volevo dire? Ieri avevo detto, domani glielo dico, invece che mi sono dimenticato. Chi è venuto? Bruno Vespa ieri. Eh? È venuto Bruno Vespa ieri. Come faceva? E non si vede, non si vede. Faceva così. Era brutto forte. Brutto. Vedere la televisione è più bello. È più bello? Sì, sì. Ma va, sempre un brutto Vespa. Come facciamo? Buonasera. Fai Vespa? Buonasera. Buonasera, Fiorino. Buonasera. Benvenuti a Porta a Porta. Dindon. Prego. Dindon. Porta a Porta. Dindon. La gente passa al di là del vetro e ci vede. Dindon. Buonasera. Ieri chi è che ha imitato Baudo? Fai Baudo? Sono io che l'ho pintato la Rai. Sono io che l'ho pintato la Rai. Senti, ti faccio io una richiesta di canzone. Ormai è diventato un tuo classico. Enzo Iannacci. Vai. Guarda là. Via. Qua, devi guardare qua. Vai. Portare le scarpe da Venezia. Portare scarpe da Denise. Bravo però. È intonato. Sì, intonatissimo. Sì. Ah, oggi è 30, domani è 31. Eh sì, è a Roma. No, per l'abbonamento della televisione. Ah, l'hai pagato. Ah. No, numeratore ce l'abbiamo qui dentro. Eh? Numeratore. Perché? Per vedere. Cosa? Quanti l'hanno pagato? Numeratore. Domani non si può pagare più. Poi c'è domani. La sovrattassa dopo. Dopo domani. La sovrattassa. Fino a mezzanotte. Tutto sa del. Dopo mezzanotte scatta la sovrattassa. Domani dopo mezzanotte? Amici della Rai, se sentite, quest'uomo, questo qua,
qua lui, Vito Scrimieri, in arte e agonia, gli dovreste dare un premio per la fedeltà alla RAI che paga il canone sempre, sì, e che sa pure le sovrattasse a mezzanotte. Dopo 12 e mezzanotte. Cioè che uno può pagare pure tramite internet. No? Ti faccio una domanda, se uno ha 3 televisori, quanti canoni paga? Uno. Che domanda? Tu quanti televisori hai? 2. E quanti canoni paghi? 1. Ma il canone è 1? Tu hai 2 televisori? Perché è cambiata la luce? Che è successo? Sei diventato verde. Lui è rosso, io pure, ma tu sei verde. Ecco, ora sei ancora più bianco, guarda, ci cambiano le luci senza che ce ne accorgiamo. Manca il bianco, così facciamo la bandiera. No. Allora, vabbè, chiudiamo qui. La canzone l'hai fatta perché hai fatto Scarpe da tennis, ma tu ne avevi preparato un'altra? Ah, sai chi viene oggi ospite all'edicola? Gaetano Curreri. Gaetano Curreri. Gaetano Curreri. Hai sentito? E se ti dico gli Stadio, quello che cantavano grande figlio di puttana, ah ora sì, come sai, ah, vedi che la sa, oppure dimmi chi erano i Beatles, dimmi chi erano i Beatles, vai, tu dimmi chi erano i Beatles, tu dimmi chi erano. Dimmi chi erano questi Beatles. Dimmi chi erano questi Beatles. Dimmi chi erano questi Beatles, ha detto. Sei il numero uno, sei. In assoluto, totale. Mi viene a vedere a teatro? Qual è quello più vicino qui a Roma? Montecatini, mi sa. Quello più vicino a Roma? Sì. Poi in estate faccio più vicino a Napoli, più vicino a Puglia. In Puglia quale? Ovunque. A Bari? Non lo so, ancora devono fare le date quelle dopo. Vabbè, signori, grazie, vabbè, buona giornata. Come avete sentito oggi, Gaetano Curreri, notizie importanti oggi, che c'è? Si parlerà della Boldrini, la Boldrini ha fatto qualcosa, ce l'avano tutti con lei ieri. Adesso vado a leggere. Ah, ieri ho visto che si stavano a menare dentro il Parlamento. Sì, carini, vero? Carini? Carini, dico, belli, no, carini da vedere. Parlamento. La nostra classe politica, si menavano ieri? Si menavano. Sì, si menavano. Vabbè. Sembrava una... brutto esempio per... Sembrava la, come si dice, l'arena di Verona. Perché sì, l'arena di Verona? Perché si buono. Da dove si combattono i tori. Ah, allora quando era tempi dei romani. Ciao ragazzi, grazie, ci vediamo dopo. Ciao. Con l'edicolo. Brutto, stamattina siamo... ciò qua, mamma mia, vabbè. Ogni giorno che...